Solland Silicon si va verso la protesta dopo l'assemblea tenuta nello stabilimento di Sinigo dai dipendenti e sindacati. È stata fissata una manifestazione per il 5 novembre davanti a Palazzo Widmann. Stato di ebbrezza, calano le patenti ritirate in Alto Adige. Dai 650 ritiri nel 2014 si è passati a un calo del 50%. La provincia di Bolzano rimane comunque maglia nera nella classifica del consumo di bevande alcoliche a livello nazionale. Stranieri residenti, brusca frenata. Alla fine del 2014 registrato un aumento del 1,3% su base annua. L'anno precedente la crescita aveva sfiorato il 7%. Altoatesini molto sensibili al benessere degli animali. Presentati dal Centro Tutela Consumatori e Utenti i risultati di un sondaggio compiuto da una studentessa della LUB. La maggior parte degli intervistati si è detta disponibile a mettere mano al portafogli per garantire condizioni dignitose agli animali. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Torna la mobilitazione popolare contro il temuto disimpegno della provincia sul fronte degli ospedali periferici e in particolare quelli di San Candido, Vipiteno e Silandro, località presso le quali ieri si sono tenute delle fiaccolate. Vediamo. Tanti cittadini, ma anche molti rappresentanti delle istituzioni, hanno voluto rinnovare ieri sera tutto il loro malcontento e tutto il disagio per il temuto disimpegno della provincia per quanto riguarda gli ospedali di Vipiteno, San Candido e Silandro. Lo hanno fatto dando vita a una fiaccolata il cui motto è stato riformare sì, distruggere no. Manifestazioni dai toni molto civili tenutesi proprio a ridosso dei nosocomi. Il timore è che si vogliano sopprimere i punti nascita a Silandro e Vipiteno sull'onda di quanto già accaduto il 31 marzo scorso a San Candido, dove la popolazione ora ha paura che altri servizi vengano cancellati. Dalla provincia nessuna presa di posizione ufficiale. Stamani l'assessore competente Marta Stocker ha preferito non commentare. Certo è che quella che pareva essere ormai un'ondata di protesta sopita è tornata con vigore, a testimoniare come la periferia continui a non digerire la mancata concertazione rispetto a alcune decisioni che incidono sulla qualità di vita dei cittadini. Riformare sì, distruggere no, come si diceva, è il motto delle manifestazioni di ieri. Dai cittadini dunque un'apertura al dialogo con Palazzo Widmann per ristrutturare la sanità made in Südtirol, senza però, dicono, che si proceda a colpi di spugna. Nuovo atto vandalico nelle campagne dell'Alto Adige. Dopo il taglio con una cesoia di 550 giovanissime piante di melo nella zona di Magrè a inizio ottobre, ieri si è verificata un'altra spregevole azione, ma nelle campagne di Termeno. Ad essere tranciati i rami di un centinaio di alberi di qualità Pink Lady, compromettendone così il raccolto. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per cercare di risalire all'autore. Non è escluso possa trattarsi della stessa persona che ha compiuto l'odioso gesto a inizio ottobre, visto lo stesso modus operandi. Solland Silicon, questa mattina nuova assemblea tra dipendenti e sindacati per valutare la situazione. Se non verranno pagati gli stipendi proseguirà lo sciopero e per il 5 novembre è stata organizzata una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Widmann. Assemblea dei dipendenti della Solland Silicon questa mattina all'interno della sala mensa dello stabilimento di Sinigo che fino a domani, salvo cambiamenti dell'ultima ora, rimarranno in sciopero. La situazione rimane infatti drammatica, come ci ha spiegato al microfono alla fine dell'incontro il segretario provinciale della FEMCA CISL, Maurizio Albrigo. Sì, diciamo questa mattina abbiamo fatto l'assemblea con tutti i lavoratori della Solland Silicon di Merano che abbiamo, diciamo così, riportato quello che è emerso ieri nell'incontro telefonico che abbiamo avuto con il proprietario della Solland. Lui propone per sbloccare lo sciopero immediatamente che entro domani, venerdì, pagherebbe per mezzo di assegno circolare solamente la competenza di agosto e pagherebbe Cesare Pozzo e il fondo sanitario. E chiaramente i lavoratori davanti a questa proposta non sono assolutamente d'accordo, in quanto lui aveva mantenuto, preso degli impegni al Ministero di pagare entro il 25 di ottobre tutto il mese di agosto, tutto il mese di settembre, l'Abrofond, Cesare Pozzo, per fare un esempio, ci sono i quinti e quant'altro. Questo impegno non l'ha mantenuto e quindi i lavoratori dicono prima paga tutto queste competenze e dopo, un minuto dopo, noi revochiamo lo sciopero e riprendiamo l'attività produttiva. Da notare, e questa è una cosa molto importante che il cittadino sappia,
cambiano, che oggi è emerso un problema di sicurezza veramente reale all'interno di quell'azienda, no, perché ci sono sì lavoratori che sono comandati per, diciamo, soprassedere l'impianto e garantire la sicurezza dell'impianto, ma quello che manca sono la materia prima, cioè dovesse succedere una banalità all'impianto che richiede anche materiale per, diciamo, sopperire a questo problema, non hanno i soldi per comprare quel materiale. Vista la situazione è stata programmata una manifestazione di protesta la mattina del 5 novembre davanti a Palazzo Widmann. Perché questo? Perché noi abbiamo già avuto degli incontri sia con l'assessore Stocker e anche con l'assessore Tomasini e anche col sindaco di Marano, ma da quel giorno ad oggi poco o nulla, o meglio nulla è successo. Da 5 giorni non si hanno più notizie di un cittadino germanico che aveva programmato un soggiorno a Spinga, frazione di Rio Pusteria. Si tratta di Frank Stacke, 54enne residente a Jena. L'ultima volta che è stato visto risale a sabato scorso. L'uomo si trovava a Neustift, nella valle dello Stubai, in Austria. Da lì con la sua Mercedes Sprinter avrebbe dovuto raggiungere l'Alto Adige. I familiari invitano chiunque abbia notizie a contattare la polizia o i carabinieri. In Alto Adige diminuisce sensibilmente il numero di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Nel 2015 si stima un calo pari al 50%. Il dato è stato evidenziato nell'ambito di un incontro mirato alla prevenzione che si è tenuto a Palazzo Widmann. Nel 2014 in Alto Adige sono state ritirate poco meno di 650 patenti per guida in stato di ebbrezza. Quest'anno il dato è sensibilmente calato, si stima un 50% in meno, una tendenza che è il risultato anche delle varie campagne di sensibilizzazione che sono state organizzate dalla provincia di Bolzano, dal forum di prevenzione e da altre associazioni. Il trend positivo è stato evidenziato nell'ambito di un incontro che si è tenuto a Palazzo Widmann. Siamo di nuovo con cartelloni stradali in strada. E abbiamo una serie di misure di semplificazione per il pensiero di non bere alcol quando uno si mette alla guida e per una guida sobria che praticamente diventa più protetta, meno rischiosa. Vediamo che i dati per quanto riguarda il ritiro delle patenti sono in calo, si sono quasi dimezzati e per questo fra le misure delle forze dell'ordine e le misure della prevenzione c'è una svolta anche per quanto riguarda poi la popolazione stessa che dice io se mi metto alla guida non bevo. Dunque calano le patenti ritirate in provincia. Oggi le persone prima di mettersi al volante dopo aver bevuto riflettono di più e per spostarsi utilizzano i mezzi pubblici, taxi e gli shuttle messi a disposizione dalle discoteche. Un po' ben darsi, questo sono due cose diverse, no? Uno è il rischio guidando, l'altro è l'ebbrezza o l'alcol nei contesti notturni e lì ha una grande importanza, cioè anche un grande ruolo perché le persone escono per divertirsi e hanno ancora il pensiero che io mi diverto di più quando bevo, questo senz'altro. Per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche in Italia, secondo uno studio Istat, l'Alto Adige si è posizionato al primo posto. Intanto gli addetti ai lavori evidenziano il fatto che aumenta il numero delle persone che bevono lontano dai pasti. Vediamo che cala il consumo giornaliero e che aumenta un po' il consumo al di fuori dei pasti. C'è anche un cambiamento nel modo del consumo. Parere positivo da parte della 4ª Commissione Legislativa del Consiglio Provinciale Alto Atesino al disegno di legge sull'aeroporto. 4 i voti a favore espressi da Oswald Schiffer, Josef Nugler, Helmut Renzler e Christian Churchenthaler. 3 i voti contrari di Walter Blas, Riccardo Dello Sbarba e Andreas Pöder. Il presidente della Commissione Schiffer ha specificato che il voto a favore non significa che non venga mantenuto un atteggiamento scettico verso la struttura. Il voto è un sì procedurale al fine di garantire che si arrivi al referendum nel 2016. Al disegno di legge è stata aggiunta una disposizione, concordata con il presidente della provincia Arno Kompatscher, che stabilisce il divieto di voli notturni dalle 23 alle 6 per i voli di linea e dalle 22 alle 7 per i charter. Nel caso di voli di linea, l'orario del divieto è minore per poter garantire gli atterraggi anche in caso di ritardo.
Garantire maggiore sicurezza sulle strade del comune di Appiano. Con questo obiettivo il sindaco Wilfried Tretel nell'ultima seduta di giunta ha deciso di dotare la polizia municipale di un nuovo telelaser per la velocità e di un etilometro, nonché di un sistema di lettura targhe per verificare se i mezzi in circolazione siano in regola con l'assicurazione e la revisione. Poco meno di 35.000 euro la spesa complessiva stanziata. Le apparecchiature dovrebbero entrare in funzione tra breve. Brusca frenata per quanto riguarda l'aumento di stranieri residenti in Alto Adige. Alla fine del 2014 si contavano poco più di 46.000 persone, con una crescita dell'1,3% rispetto all'anno precedente, mentre nel 2013 era stato misurato un ben diverso più 6,9%. Gli effetti della crisi si notano anche se si guarda all'immigrazione. La testimonianza più chiara viene dall'aumento sempre meno marcato dei nuovi stranieri residenti in Italia, ma anche in Alto Adige. Se alla fine del 2013 era stato registrato in provincia di Bolzano un più 6,9% su base annua, al 31 dicembre scorso l'aumento, sempre nel raffronto con l'anno precedente, è stato dell'1,3%. In totale i residenti stranieri in Alto Adige si attestano a poco più di 46.000, pari a circa il 9% del totale della popolazione. Ben 138 le nazionalità rappresentate in Alto Adige. Un ultimo dato riguardante la disoccupazione. In provincia di Bolzano il tasso, se si prendono in considerazione gli italiani e i cittadini comunitari, è del 3,3%, quota che sale al 22,5% se si prendono in considerazione i soli extracomunitari. Si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Labers sopra Merano. La struttura è costata 1,5 milioni di euro e a breve scatterà la procedura per l'acquisto e la posa in opera degli arredi. Si stima che la nuova caserma potrà essere agibile nella primavera del prossimo anno. Accordo transatlantico per la liberalizzazione, questo in sostanza è il cosiddetto TTIP, un trattato che rischia di avere ripercussioni su più fronti in Europa. La UIL SGK ha organizzato un convegno con la presenza anche di Massimo Di Pietro dell'Ufficio Internazionale del Sindacato. Vediamo. Da qualche tempo sui media ha fatto la sua comparsa una nuova sigla TTIP, pronunciata anche all'inglese TTIP, e che indica il Trattato di Liberalizzazione Commerciale Transatlantico, finalizzato ad abbattere dazi e dogane tra Europa e Stati Uniti. Un accordo che, a detta di più di uno, comporta tutta una serie di rischi per la popolazione europea, dove ci si sta muovendo su diversi fronti per cercare di mettere mano a questo trattato. La UIL altoatesina ha organizzato un convegno con la presenza, tra gli altri, anche di Massimo Di Pietro dell'Ufficio Internazionale della UIL. Come sappiamo, i livelli e la qualità delle garanzie e delle tutele dei lavoratori e dei consumatori in Europa sono ben diversi in termini di qualità rispetto a quelli presenti e garantiti negli Stati Uniti d'America. Il terzo ambito di preoccupazione è certamente legato alla cosiddetta clausola ISDS, cioè la clausola che andrebbe a risolvere le controversie di natura commerciale tra le due parti firmatarie dell'accordo. È una clausola che ha un impatto, avrebbe un impatto enorme sulle nostre autonomie, soprattutto sulla capacità degli Stati di legiferare senza avere, come dire, una spada di Damocle sulla testa. Il segretario generale della UIL SGK, Tony Serafini, sostiene che attualmente è quanto mai importante informare sui contenuti di questo accordo e fa un esempio concreto su quelli che potrebbero essere i rischi annessi e connessi se il trattato passasse così com'è. Ad esempio, stiamo discutendo di carne rossa in questi giorni perché l'OMS ha lanciato questo allarme. In Stati Uniti fanno una lavorazione molto grossa delle carni rosse, cioè rispetto all'Italia c'è meno tutela sanitaria. Ecco, questo comporterebbe una regolamentazione diversa anche per noi per i prodotti che importiamo. Non va bene, noi dobbiamo importare prodotti che hanno qualità e sicurezza per tutti.
Nuovi lavori per la messa in sicurezza della statale del Brennero all'altezza di Prato Isarco. Il via degli interventi è previsto per lunedì 2 novembre, dopo la chiusura della strada tra Bolzano Nord e Prato Isarco per il rischio di caduta a massi dello scorso settembre. Ora verrà realizzato un vallo paramassi lungo 400 metri e alto 5, un muro di cemento armato e verrà spostato un tratto della pista ciclabile. I lavori dureranno 120 giorni e costeranno 1.400.000 euro. Ancora nessun incontro ufficiale tra il gruppo Benco e il commissario di Bolzano. Aspettiamo la nomina ufficiale, ma alla fine riqualificheremo quella zona specifica. Heinz Peter Hager dice non saranno due o tre persone a fermare lo sviluppo della città. Progetto Benco, tutto tace. Mentre la conferenza dei servizi sta riesaminando il programma di recupero urbano di via Alto Adige, il dibattito politico sta subendo un impasse sulla questione. La magistratura sta vagliando l'ipotesi di accusa di abuso in atti d'ufficio a carico dell'ex sindaco Luigi Spagnolli a seguito degli esposti denuncia depositati dai consiglieri Guido Margheri e Rudy Benedicter, mentre bisognerà attendere il prossimo 23 marzo per la discussione al TAR della richiesta di un gruppo di 36 imprenditori locali di annullamento della decisione con cui il Comune ha respinto la domanda di riaprire l'istruttoria per il nuovo progetto presentato ad agosto, in quanto c'è già una procedura in atto, quella relativa al progetto Benco. Intanto in casa Signa regna la massima fiducia sul fatto che alla fine a passare sarà proprio il suo progetto e assicurano da Palazzo Menz a tal proposito non vi è stato ancora alcun tentativo di avvicinamento con il commissario provvisorio del governo. Non abbiamo nessun rapporto con il commissario perché a differenza degli altri non abbiamo ancora chiesto un incontro perché riteniamo che ha cose più importanti da fare in questo momento e soprattutto vorremmo chiedere solo un appuntamento quando ci sarà la nomina definitiva. Di momento non ci sono novità, è tutto fermo? Sembra così, adesso vediamo. L'affitto dell'hotel Alpi nel frattempo è stato prorogato il contratto? Scade solo in febbraio dell'anno prossimo, quindi non abbiamo fretta, ma sicuramente se possiamo fare qualcosa per questa povera gente noi siamo a disposizione. Tutti ci chiedono, dottor Hager, come andrà a finire poi alla fine questa questione di via Alto Adige? Ma che costruiremo questo oggetto, che riqualificheremo questa zona perché sappiamo che tutta la città lo vuole e siamo fiduciosi che non saranno due o tre persone a bloccare lo sviluppo di Bolzano. Ancora cronaca, la polizia ha arrestato ieri sera a Bolzano due stranieri, entrambi destinatari di distinti ordini di esecuzione della pena. Si tratta di un 21enne tunisino fermato in Viareggio. Dopo le verifiche al terminale, gli agenti della squadra volante gli hanno fatto scattare le manette ai polsi, visto che deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di droga e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre nella serata di ieri, gli agenti della squadra mobile hanno notificato a un 31enne tunisino un ordine di esecuzione alla pena di 1 anno, 8 mesi e 16 giorni di reclusione, in quanto condannato in via definitiva per violenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Gli altoatesini sono molto sensibili al problema delle condizioni in cui vivono e come gli animali vengono legati in qualche modo alla filiera alimentare. Questo è quanto emerso da una ricerca. Vediamo. Per i consumatori altoatesini è importante il rispetto degli animali che sono in qualche modo legati alla catena alimentare. Lo dice anche un sondaggio tra i residenti in provincia di Bolzano. L'86% degli intervistati si è detto pronto a pagare di più per acquistare prodotti che garantiscano il benessere degli animali. Insomma, per gli altoatesini è importante, ad esempio, sapere che le uova destinate alla nostra tavola siano state prodotte da allevamenti dove le galline possono vivere in spazi adeguati. Efa Siller, in collaborazione con il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, nell'ambito della sua tesi di laurea in scienze agrarie ed agroambientali, ha effettuato una rilevazione online su questo argomento. Complessivamente sono stati circa 1000 i consumatori che hanno risposto ad un questionario, di cui il 69% donne e il 91% persone di lingua tedesca. La maggior parte si è detta disponibile a mettere mano al portafogli per garantire condizioni dignitose per gli animali. Non altrettanto sono disposti a fare, però, per i prodotti biologici o locali. Abbiamo chiesto anche, ma per esempio per il biologico, quanto siete disposti a pagare in più. Lì la percentuale è minore ed anche per i prodotti locali, no? Anche lì la percentuale di disponibilità di un prezzo maggiorato è inferiore a quella della situazione della tutela dei animali.
Se da un lato la gente è disposta ad investire per garantire le buone condizioni degli animali del settore alimentare, dall'altra però c'è ancora una lacuna sul fronte europeo, sottolinea Andreaus. Anche la comunità europea è molto in ritardo perché non c'è ancora un sistema di indicazione che è previsto per tutta l'Unione di come devono essere eventualmente comunicati questi maggiori standard di tutela dell'allevamento. Unicef, Comitato di Bolzano e Cassa di Risparmio dal 30 ottobre fino al 31 dicembre promuovono un'iniziativa congiunta volta ad aiutare i bambini siriani rifugiati in Giordania. In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, infatti, parte ufficialmente questa azione di solidarietà. I clienti dell'Istituto di Credito avranno la possibilità di devolvere in beneficenza un euro a ogni prelievo presso gli sportelli Bancomat della Carispa. I fondi raccolti saranno destinati a supportare un progetto pensato per mettere in sicurezza la scuola Rama in Giordania, frequentata non solo da bimbi giordani ma anche da giovani siriani rifugiati. Adesso la pubblicità, poi di nuovo in studio per il consueto magazine del giovedì dedicato alla cultura. A tra poco. Ich bin die Sarah Slatsch. Hoi, ich bin Sibylle de Gredena. Ich bin Nadina Fatouz. Ciao, sono Francesco da Salerno. Das ist der Luis. Das ist der Jona. Quello che unisce queste persone non è il loro dialetto. È il linguaggio di Mille. Mila. Un idioma per tutti i golosi. E 100% latte dell'Alto Adige. Mila. Tony. 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 Shh, it's okay, Dad.